Salve ragazzi, sono Castoro. Io sono Procione. Ben ritornati su Horizon Zero Dawn. Allora, dovevamo dormire, quindi comincia ad addormentarti. E nell'ultimo episodio abbiamo... dovevamo prepararci per l'invasione, tipo. Sì. Che dovevamo difendere sta cosa, mentre noi andiamo da Ade a mettergli la lancia su per il culo. Non penso proprio. Comunque, per adesso riposiamo. Vai. Punto di non ritorno. Punto di non ritorno. Secondo me è l'ultima missione. Punto di non ritorno. Già ce l'ha detto 50 volte. Ma non in caratteri cubitali. La riflessione. Cazzo, stai guardando? Come facevi a dormire, Elizabeth, con il peso di una responsabilità come la tua? E invece tu, Rost, dopo che hai perso la tua famiglia. Voglio un gioco Silence. Tipo alla God of War su Rost. Per caso ci sei? Forse non dovrei chiedere consiglio ai fantasmi. Ok. Per dormire ci è dato 17.000 punti. Meglio. Dobbiamo dormire più spesso. Ci sono segnali da ovest. Il re sole Avad vi attende al Tempio del Sole. Che cazzo vuoi? Si deve sta dormendo, non ha capito niente. Che ha detto? Che ha detto? Abbiamo capito che addormento. E si sveglia con le città in fiamme. Buongiorno. Perché sembra... non so, ma... un criminale questo sembra, basta. Sì. È un falò, per caso. Forse stanno radunando le forze per l'assedio alla città. Non è legno che brucia. E allora cos'è? Cos'è? La fine. Cosa? Che cazzo significa? Ah! Bello. Cosa è successo? Ah! No, questo è brutto. Questo è brutto tanto. Minchia. Gli sterminatori di cui parlavo. Alle armi! Alle armi! Subito! Per il sole, fate come dice! Sì, stanno scappando! Preparatevi! Pronti all'attacco! Armati, I cannoni li fermeranno! Stiamo per scoprirlo! Ah, bello! La Madonna, che cazzo è? Sì, ma perché non ti fanno una cazzo in tipo con il Signore degli Anelli, soldati ovunque che corrono avanti e indietro? 5 soldati mi metti. Perché è uno schifo di PS4 Pro che con 4 modelli a schermo crasha, quindi... Chi è questo? Si sono dovuti contenere. Eccolo, già sta dentro questo. Ma non una troia. Alice! Mani nude. Raduna le avanguardie. Perché c'è il cazzo duro. Aloy, no! Quei cannoni ci servono! Ma lui ti farà a pezzi! Non stavolta! Dai! L'hai visto? Peccato che nel gioco non è proprio. Che schifo sono questi cosi verdi? Senza texture. Texture! Ah, ecco! Sono barili di bamba, ma penso. Ah, colpo critico. Ok. Calmi. Vai. Ah! Perfetto. Hanno usato l'oro contro me. Stavo dicendo spara al barile, però. Quello volevo fare. Però l'hanno fatto loro. Ok. Comunque io l'avevo detto che era tipo difendi il fosso di Elmo. Sì, come no. Molto più pezzotto e con meno soldati, però più o meno siamo là. Dove vai? Coglione! Io ti squirt! Non si fa niente! Ah! Maronna santa! T'ha squartato!
No, non prende fuoco, non prende fuoco, non prende fuoco. Prenderà prende fuoco, fuoco, ha preso vedi? Fuoco. Ti aspettano solo. No! Senza... C'hai una freccia, c'hai. Vedi, però fa male la freccia. Ah, fa. Ah, adesso la lancia fa attacco elettrico. Meridiana sarà bombata con il sangue. Aia! Fallo fare il giro. Merda! Fai tipo Resident Evil, lo porti vicino al barile e lì fai scoppiare. Il ponte non può resistere ancora a lungo. L'ha parata ancora. Mi ha scioccato. Guarda che non si fa un cazzo, ma che è Hulk sto coso? Cosa sei di fronte al terrore del sud? Quella che ti farà fuori. Oh, è troppo tardi. Oh, merda! Sai che è caduto Gesù? Perché mi odia anche il gioco? Tutti ti odiano adesso, è normale. Tu vieni dal nulla! Scelta PSZ. Vai. Vai, ha preso fuoco, vai! Vai! No! Vai, che sciocco quasi! Come una nullità. Curati! Vai! Ah! Aiuto! È morto! Sei morto tu, è morto lui. Io sono stato scelto. Questo non era previsto. Ma vai a fare in gola. Vai in gola, in gola, no, in gola. Lo uccidiamo, sicuro. Uccidilo. Uccidilo. Spero che ti faccia male, vai. Uccidilo. Ah. Figlio di puttana. Nel cazzo gliel'hai messo. L'ho scelto. Ti ha scelto soltanto perché sei un folle. Un carnefice sadico troppo stupido per capire di essere stato usato. La tua vita è stata un fallimento. E presto nessuno si ricorderà più di te. Perfetto. Adesso voltati verso il sole e pensaci bene. È morto. Beh, non c'è un po' di sangue. Non c'è perché nulla. Il gioco è Peggy 13. certo. Ok. C'ha il drop viola. Ah vabbè, sti cazzi. L'arma sua. Sì, buggata. Se è buggata, vabbè, quella possiamo prendere. Ok. Yeah! Ah, qua è quella zona dove ho sparato. Sì. Qua è dove sta il cannone. Vai, prendi il cannone. Prendi un cannone sulle piattaforme. Vai, spara tutto. Cazzo, devo sparare. Ci sta l'obiettivo, vedi? Non lo so. Offre qualcosa forse? Sì, sì. Non solo sparo una volta ogni 10 anni. Ah, non mi colpiscono nemmeno. È perché sei stronzo. Oh, gli occhi. Oh merda ancora. Basta. Poi perdiamo il livello con le texture che caricano dopo. La porta me la butto non ci guarda. Sabbati. No, proprio tutto il ponte. Siamo morti. Per poco. Siamo spenuti. O si alza che non c'ha più le gambe. Sicuro. Col fuoco che compare. Aiuto! Che cos'è? Ade? Sarà Ade? Sì, Ade. Come cammina quella valla? Aloy! Lo stavamo portando con le fune. Aloy! Aloy! Texti, texti. Per la madre. Buongiorno. Sei viva. Credevo fossi morta. Gli altri sono... No, no. Sono feriti, ma per fortuna sono vivi. Le macchine ci hanno travolto, poi hanno proseguito. Hanno marciato sulla guglia trascinando quella cosa con loro. Prenditi cura degli altri, Teb. Io devo andare. Ok. Beh, con 5 HP. Arrivo. È iniziata. Ade sta trasmettendo.
Merda. Ma succedono tutte cose. Oh merda, che è? Cazzo. Come escono le macchine sotto te? Sì, bambino che gioca a pallone. Ok. Oh cazzo. Vabbè, stanno rinascendo le macchine dappertutto. Se stavano mezzo metro sotto terra, nessuno le ha viste. Infatti. Schifo. Merda. È morto tutto, che è? Schifo è. A benzina. Activation signal. Biomass conversion initiated. Che bello. Perfetto. Quindi il segnale. E ora? Deve essere riuscito a superare le difese. In ora l'avanguardia di Erend. Devo arrivare lassù. Sì, però Gaia aveva detto che una volta che attivava era troppo tardi. Vediamo. Magari moriamo e finisce che Ade vince. Sarebbe un bel finale. Chi è qua? Sì, questi si stavano aspettando Aloy. Qua. Sono vivi. È Aloy. Beh, lo vedete? Pensavamo che fossi caduta al crinale. No, è caduto lui su di me. Non ci rimane molto tempo. Devo affrontare Ade. Non da sola. Tocca a me. Non posso chiedervi di seguirmi. Andavamo comunque verso la cima, giusto? Bene. Il demone di metallo deve cadere. Ok. Dovrei rifornirmi. Ok, qua ci sta le scorte. Più. Sali, sali, sali. Ma questi si arrampicano. No, secondo me arrivi là a fare la cutscene che stiamo già là. No, no, si arrampica. Mai nella vita, ok. Sono stupidi. Non si arrampicano. Ti ho detto, arrivi là e fa la cutscene che stiamo già là. Non penso che dovevo salire così. No, c'era l'appiglio. L'arrivo dell'entità è stato anticipato. L'entità non interromperà la trasmissione. La Madonna. Al contrario, i calcoli sono precisi. La presenza dell'entità era prevista. Ops. La Madonna. Oh oh. Aiuto. Terminatore. Questo è brutto però. Allora questo è proprio qui. Aiuto. Sono incriccato. Allora, l'ultima volta per uccidere sto coso l'abbiamo buggato. Infatti. Ma come si uccide senza buggarlo? Possiamo fare, ce la possiamo fare. Vaffanculo, è morto. È morto. Ora ho la strada libera. Il servo è morto. Ora tocca al padrone. Invece adesso parte la boss fight con Ade. Dov'è? Eccolo. Mamma mia, che logoramento. Minaccia di sistema imminente. Shut up. Dai zitto, puttana. Ehi, elimina Ade. Ah, oh, un trompeto così. Nell'occhio. Ecco, adesso moriamo. Meglio. Che cazzo è? Sono nell'internet. Certo. Sono in Matrix. Certo. Eccola. Buongiorno. Override principale armato. Per attivare pronunciare nome e grado. Elizabeth Sobek. Alpha Prime.
Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. Ok. Addio. Quindi finita? Fine, quindi alla fine il boss era il boss terminato. Sì, perché Ade non fa nulla. Ok, finalmente. La porta. Lui si sta ancora per capire che cos'è. Le mazze. Ah. Ce l'ha fatta, dai. Finalmente. Oh yeah. La lancia ce l'ha rimasta là. Ma che cazzo si deve fare? Ciao. Cagato sotto. Mettiteci un po' di sangue addosso alla fine. Un po' di sporco qualcosa. Non sono nemmeno sudati. Una a casa così. Che bello, il re mi ha abbracciato. Ma c'è da migliere, lo sai, sono stato upgradato. Ci steggiamo, bruciamo tutti i soldi che abbiamo. Sì. Va bene. Sì, adesso come minimo deve diventare regina suprema del mondo. Tipo. Sì, ma pensa che per Inora okay, è tipo una dea. Scusami tanto. Cosa dicevo? Raccontavi una storia. Giusto. Sì, come dicevo, era un kit di elettronica per bambini, ma l'avevo collegato a una batteria a pannelli solari e l'erba ha preso fuoco. E con essa un pino che era lì, non so, da almeno 100 anni. Domanda, quanti anni avevi? 6. Mia madre era a casa, grazie a Dio, così ha dovuto chiamare i pompieri. Subito dopo mi ha portato in giardino e mi ha mostrato i passerotti morti. Perché lei c'erano detto dei che tornava in cima a casa. Al pino. Domanda, cosa hai provato? Non lo so. Ricordo di aver urlato che non mi importava. Allora mia madre mi prese la faccia fra le mani e parlò. Domanda, che cosa ti disse? Che doveva importarmi. Disse, eccola. Elizabeth, essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa e servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elizabeth, come avresti voluto che fosse? Immagino che avrei voluto che lei fosse curiosa e ostinata, inarrestabile anche. Era logico. Ma con abbastanza compassione. Sì, scritto 3 Elizabeth Sobeck. Io lo guarire il mondo. Solo un po'. Bella quella tuta, la voglio anch'io. Ho tipo un fottuto. Che è questo? Borsellino. Mappamondo. Ma si ruba gli spicci. Mappamondo. No, è un borsellino, c'è il posto sopra che si apre. Penso. Comunque, per oggi è tutto, Gaia. È ora di dormire. Ti auguro sogni d'oro, Elizabeth. Grazie. A domani. Ok. Va bene. Finisce così? Penso proprio di sì.
una fine un po' più chiara rispetto a quella di Outlast. Outlast è tutto un continuo robe a caso. E vabbè, questi sono i titoli di credito. Vediamo che succede se salta. Altro filmato. Ah, tipo loro si svegliano. Esce il titolo Horizon Zero Dawn 2. Se succede davvero un incazzo. Mio Dio, veramente sveglia ancora. Se n'è andato. No, che cazzo succede? Che è? Oh. Questa è la scusa, come è aperto. È felice quel coglione. Ah, lo sapeva lui. L'ha richiamato lui. Ciao, mio vecchio amico. Ti ricordi di me? Guarda che figlio di troia. Colpo abbiamo di ancora molte cose di cui parlare. Molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio. Quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi? Bene, iniziamo. Questo è bello grosso. Questo, Ade. Secondo me è questo, Ade. Mamma mia, è immenso. A parte che qua ci siamo stati, o sbaglio? Eh sì. No, era nel deserto. Mi ricordo che siamo stati su un coso gigante. Sì, ma era una struttura quella. Questa era proprio nel deserto, un vermone gigante. Tra l'altro caricamento fa che è tipo continuo. Sì, continua col mondo aperto per farti continuare il gioco, penso. Penso. Oppure esce nel prossimo Horizon Zero Dawn e vedi quel coso che si risveglia. Sicuramente faranno un 2, visto sì, che non sì. Hanno fatto finire. Chissà se c'è stato scritto o magari si sono inventati. No, penso che si sono inventati una cosa a casa e mo stanno. Stanno facendo vabbè, battere le scimmie con la macchina. Facciamoci una via di uscita. Se il gioco vende tanto, facciamo il secondo e quindi ci inventiamo il finale adesso. Esatto. Se non vende, diciamo, vabbè, ma quella è un porto di infarto nel deserto. Aspetta, leggi. Congratulazioni per aver sconfitto Ade e aver protetto il sogno di Gaia di una terra rinata. Anche se hai completato la storia principale, gli Eloi, non significa che tu abbia finito il gioco, per cui puoi continuare a esplorare liberamente e completare le missioni e attività in sospeso. Le condizioni del mondo sono tornate all'inizio dell'ombra incombente, prima della battaglia finale per Meridiana. Mantieni tutti gli oggetti e l'esperienza ottenuti per aver completato l'avventura. Tipo grazie per aver fatto il team di Horizon. Va bene, trofeo. Bene ragazzi, anche questa serie è giunta alla fine. E quindi come al solito ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.